Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camario. Se non l'avete già fatto, lasciate un like e iscrivetevi al canale, perché questo canale si appoggia interamente sulla vostra collaborazione. Adesso andiamo a parlare, vi mostrerò un progetto complementare a quelle le casse che ho realizzato un po' di tempo addietro. Parto con la premessa che faremo prima una spiegazione teorica e poi passiamo alla parte pratica, perché in teoria, e vi dico in teoria, per molti questo sistema non dovrebbe solamente funzionare. Infatti degli amici che già hanno visto in funzione la cassa hanno detto: come è possibile far funzionare dei LED prive della tensione o privo di un integrato che pilota la luminosità? Quindi andremo a vedere prima la parte teorica e poi vedremo il montaggio e come funziona di fatto. Quindi a voi una buona visione e vi raccomando, già ve l'ho detto, lasciate un like e iscrivetevi al canale perché è importante per me. Buona visione. Per la simulazione di questo circuito ho utilizzato Proteus, che è un famoso programma professionale per simulare i circuiti, solo la parte teorica ovviamente. Quindi, se potete notare, io ho fatto due configurazioni, uno con un semplice LED e un doppio LED con un condensatore in entrambi i casi da 100 microfarad. Il condensatore serve per appiattire l'onda sinusoidale, perché dopo il raddrizzamento, perché i LED qui si comportano come se fossero normali diodi, avremo un picco molto veloce, quindi non è necessario, è insufficiente per tenere il LED acceso per percepirlo. Quindi il condensatore fa in modo che il LED rimanga più acceso possibile. Dopo vi mostrerò come calcolare la resistenza. Qui è un passo importante se non vogliamo rovinare la nostra cassa. Adesso parto con simulazione. Per l'audio simulazione non sono bravo a leggere in inglese, ho usato questo qua, è una musica a cappella, ve la suggerisco, ascoltarla perché è bellissima. Non posso farla ascoltare per il copyright per YouTube, quindi metto un attimo la pausa e vi spiego un po' quello che sta succedendo qua. Allora, la linea fucsia sarebbe il canale C collegato direttamente al brano che ho lanciato, quindi sta leggendo praticamente un'onda sinusoidale non definita, perché comunque la musica non ha una frequenza fissa, si muove, ha uno spettro suo. La linea verde, che è il canale D, è dove ci sono i due LED, quindi messi in questa configurazione si comporta come un raddrizzatore. Infatti, se vedete, la linea è abbastanza dritta. Il canale A sarebbe dove c'è un unico LED, quindi questo qui. E se notate, l'onda sinusoidale è quasi dritta rispetto all'onda originale, proprio perché sta raddrizzando una sola semionda. Però se vedete nella simulazione, il simulatore non sta accendendo alcun LED, perché anche il simulatore sa che in teoria questo non dovrebbe succedere. Il motivo è semplice, perché il valore di soglia è troppo alto per far accendere il LED. Adesso andiamo a vedere nella parte pratica. Allora, per la dimostrazione di fatto utilizzeremo Adobe Audition, che fa un'analisi dello spettro e dell'onda sonora. Potete utilizzare anche altri programmi, perché so che ce ne sono altri. Allora, per accendere il LED noi dobbiamo soddisfare due requisiti, perché sappiamo che il LED ha una sua tensione di soglia e se non supera, nel caso del LED rosso, 1,6 volts, il LED non si accenderà. Quindi ci serve una parte che deve essere la frequenza costante, quindi ci deve essere sempre. In questo caso noi la vediamo con questa zona gialla e in alcuni punti anche dello spettro, e poi ci deve essere l'ampiezza, quindi i decibel. In questo caso la potenza deve essere un picco alto, che in questo caso io ho utilizzato il condensatore di proposito, in modo che quest'onda sia più piatta e più duratura possibile. In effetti nelle zone più scure
nere dove il segnale non c'è proprio, quindi il LED non si accenderà. Addirittura qua ci sono delle zone viole o rosse, neanche in questo caso si accenderà il LED. Quindi il LED in questo caso non si comporta né come un V-meter, perché non va ad analizzare l'altezza del segnale, né come una luce psichedelica, che di solito i LED, le luci psichedeliche si accendono in base a delle frequenze stabilite. In questo caso potremmo considerare il comportamento del LED una via di mezzo tra un V-meter e una luce psichedelica. L'effetto è davvero credibile. Scusatemi. Adesso andiamo a vedere di fatto come si accendono i LED e poi dopo parliamo della R, quindi della resistenza da calcolare sul diodo. A questo punto ho finito, a meno ci mancano solo i tappi per fare il collaudo, e spegniamo la luce per vedere un po' l'effetto, e poi utilizziamo il programma dell'Asus per fare la test sulle casse. Ok. Adesso lancio la musica che ho utilizzato sia nel simulatore che su Adobe, però ovviamente non la posso far ascoltare sempre per il discorso del copyright, proprio ti devi dire come si comportano i LED a ritmo di musica, anche se non potete associarlo alla musica che ho lanciato. Allora, per calcolare il valore della resistenza che ci serve per il LED andremo a utilizzare un software che ho progettato 10 anni fa, quindi andremo proprio a interpellare Ohm e la sua legge, e come riferimento per il ricalcolo utilizzeremo i valori della cassa, non dell'amplificatore, quindi 25 watt nel caso mio è una cassa utilizzata per l'auto con un'impedenza da 4 ohm. Vado a cliccare per i risultati, il valore dei volts è di 10 volts. Segniamo questo valore e andiamo su emettitore, led emittenti, tensione 10, diamogli un valore in milliampere di circa 20, la condizione di configurazione normale, perché in questo programma posso calcolare anche la resistenza per i due led in serie o led in parallelo, quindi vado a calcolare e il valore che ci dà di riferimento è 410 ohm. Andiamo sempre tramite questo programma a consultare la tabella dei valori standard e andremo a prendere in considerazione i valori E24, sono quelli commerciali, ci sono anche quelli con tolleranze più basse, ma sono quelle sono resistenze di precisione che adesso non ci interessano. Abbiamo detto 410, la resistenza che possiamo trovare in commercio è da 390 o 470. Ovviamente possiamo prendere quella 390 che è più indicato, il risultato sarà una luminosità più alta, oppure se preferite utilizzare una resistenza più grande potete utilizzare una da 470, ma avrete una luminosità del LED molto più bassa, oppure ancora potete fare la somma, quindi potete prendere una resistenza da 390 e aggiungerlo con una resistenza da 10 ohm, così da raggiungere 400 ohm o via dicendo. Io comunque vi consiglio un valore più approssimativo piuttosto che andarla ad aggiustare, tanto stiamo parlando di LED, quindi che brilla un po' di più o in meno non credete problemi. Chiudiamo questo programma e andiamo a vedere come applicare il LED. Vedete nel video successivo che io andrò ad utilizzare direttamente una striscia LED che già ha la sua resistenza ben calcolata e che funziona bene. Allora, io mi sono procurata una striscia LED, sopra qua c'era il silicone, l'ho eliminata. Adesso andiamo a preparare questa, appoggiamo così sopra. Allora, andrò a utilizzare il colore rosso. Ok, vado ad applicarci un condensatore per appiattire il segnale in modo da dargli più continuità.
attaccato di qua, è più comodo. Guardate bene, sì, questa parte qui bianca è in negativo, quindi in questo caso qui fate girarlo così. Ripeto la stessa operazione anche con questo. Ok. Ho acceso anche la pistola per la colla a caldo. Nel frattempo, e andiamo a effettuare la saldatura sopra i LED qui. Lo spostiamo di qua e ripetiamo la stessa cosa anche qui. Ecco qui. Okay. La colla a caldo ci serve per proteggere i punti di saldatura, quindi mettiamo un pochettino qui. Ok. Qui. Prendiamo quest'altro. Il tempo che si raffredda. Ecco fatto. Adesso passiamo a giallo, questa qui la togliamo che non mi serve. Queste, come ben sapete, sono tutte adesive, grande vantaggio. Quindi eccoci qua, il primo è pronto, mettiamoli qua così. Ecco fatto.
I don't.